Allora, è inutile che salite perché tanto il treno non parte. Oppure, signorina, sono 11 euro per una corsa, il cui tassametro segna solo 8 euro. Sono cose che capitano a Napoli e anche per chi deve andare in provincia. Si sa da molto tempo che i mezzi pubblici qui non funzionano, sia nella città, nel centro, ma anche per raggiungere i paesi vesuviani. Ecco, oggi vi voglio semplicemente invitare a segnalarci tutti i disservizi che voi quotidianamente, come me, che sono una cittadina che cammina a piedi per questa città, vivete andando in giro per Napoli, cercando di raggiungere Torre del Greco, ma anche Sorrento, ma anche Somma Vesuviana. File chilometriche alle fermate dei pullman, treni della Circumvesuviana che non passano, e difficoltà a raggiungere la stazione centrale dal centro città, anche che possono durare oltre un'ora, oppure la possibilità di prendere i cosiddetti pullman abusivi pagando 1 euro, quindi anche meno del prezzo del biglietto, e però poi con il rischio di essere fermati e anche, diciamo, in malo modo dai vigili urbani. Oppure ancora, come dicevo prima, avere una ricevuta falsa dal tassista che non corrisponde al prezzo che c'è sul tassametro perché il tassametro è truccato. Sono storie di cui si sente parlare tutti i giorni e che noi vogliamo raccontare dal vostro punto di vista, lanciando oggi una campagna partecipativa che significa? Significa che vi invitiamo a fare con i cellulari, le foto alle fermate del pullman, dei tabelloni che segnano gli orari in maniera digitale, quindi che cambiano, no? Che cambiano con luminosità. Oppure a fare fotografie delle file che ci sono, segnalandoci l'ora, segnalandoci dove si trova il quartiere e cercando di fare con noi una mappatura per tutta Napoli. Questo vale per tutti i mezzi pubblici, vale per i bus della città, per i pullman della provincia, vale per i treni della Circumvesuviana, vale per il servizio della Cumana. E vale anche per i taxi, insomma. Quindi questo lo facciamo perché pensiamo che Napoli Click sia un portale che debba essere innanzitutto al servizio dei cittadini e che quindi speriamo che con voi non solo possiamo denunciare, ma possiamo segnalare anche alle istituzioni, a chi di dovere, insomma, come risolvere questo grandissimo problema che tutti noi abbiamo a Napoli. Quindi da oggi e per tutto il mese di novembre e anche per metà dicembre, perché vorremmo chiudere questa campagna entro il 15 dicembre, siete invitati a scriverci all'indirizzo della nostra redazione a info@napoliclick.it, a mandarci anche le vostre foto, ma anche se non avete foto, comunque siamo ben contenti di ricevere notizie da voi.